E bene ragazzi, sono Gilbra che sono qui oggi, tornato a portarvi un video che ho visto che vi sta, una serie di video che ho visto che vi sta piacendo veramente tanto. Infatti oggi sono a portarvi qui un nuovo episodio in cui vi mostro quelle che secondo me sono le migliori skin per ogni rarità. Oggi siamo arrivati al quarto episodio, quindi vi farò vedere le migliori skin leggendarie a mio parere, e sono quasi sicuro che non tutti approverete le mie scelte. Fatemi sapere appunto qua sotto nei commenti quali sono le vostre scelte e invece cosa ne pensate delle scelte che ho fatto io. Prima di partire però vi chiedo, se volete anche un video in cui vi mostrerò i migliori backpack o i migliori picconi, oppure magari i migliori combo skin backpack o skin backpack picconi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e soprattutto con un like, cerchiamo di arrivare a 50. Direi che possiamo partire con con le prime skin. Vi farò vedere innanzitutto la skin, poi andiamo a cercarci un piccolo video su YouTube in cui mostro la skin e poi successivamente darò un voto per ogni skin. Allora ragazzi, direi che possiamo partire con la prima. Premetto che le skin non sono in ordine di valutazione, quindi non è che se adesso vi faccio vedere questa skin qua e alla fine vi farò vedere un'altra skin, non è che quella, l'ultima, sarà per forza più bella di questa. È un ordine totalmente casuale, ho scelto 10 che secondo me sono le migliori leggendari. Allora, non potevo non partire da questa che è una delle mie skin, se non la mia skin preferita all'interno di Fortnite. E infatti ve la faccio vedere in partita, così capite quanto è bella questa skin qua. Io ce l'ho, l'ho comprata perché mi piaceva e quindi non è che potevo non comprarla. Comunque la vedete qua, vi metto una qualità decente così la potete ammirare insieme a me. Io ho particolarmente un debole verso questa skin qua, soprattutto con le ali. La reputo veramente una delle skin più belle, una delle accoppiate più belle, questa con le ali. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io penso di valutare questa skin qua con un bel 8,5-9, forse 9. Non lo so, io ho un passione per le skin rosa, quindi niente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io la reputo veramente una bella, bella skin. Come seconda skin che vi mostro la skin Ime. Però, attenzione, amo particolarmente la skin, la versione di Ime, la seconda. Quella che è uscita solo successivamente. Andiamo a vederci un bel video in cui ve la mostro, perché le reputo veramente veramente figo. Guardate lo stile come è cambiato nel tempo con il nuovo aggiornamento. All'inizio era così come potete vedere, e ora vi mostrerò quella che è la seconda versione, che secondo me è paurosamente bella. Io ho una passione anche soprattutto per le cose cinese, giapponese, quelle cose asiatiche. E questa skin qua, guardate quanto è bella questa skin. Assurda. Questa qua secondo me merita un bel 8,5. La reputo veramente veramente figa. Forse 2000 sono un po' tantine, però penso che sia una delle skin che copperei. La prenderei volentieri questa. Soprattutto il retro dei capelli mi piace veramente veramente tanto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa skin qua. Come terza skin, raga, visto che di skin leggendarie non ce ne sono troppe, ho scelto anche di mettere le skin di rarità leggendaria che erano all'interno del pass. Infatti reputo l'Omega una skin particolarmente bella. Infatti ho deciso di inserirla comunque nella lista. Premetto che io, se devo essere sincero, preferisco la versione base dell'Omega rispetto a quella finale. Adesso probabilmente non la troverò, però io la reputo persin più bella. Ecco questa qua, io preferisco questa versione qua dell'Omega rispetto alla finale. Non so perché, so solo che la preferisco. Fatemi sapere voi quale versione dell'Omega preferite. Io sì, preferisco sinceramente quella base, ma anche questa qua trovo che sia veramente figa. Non mi piace invece il piccone lo reputo non all'altezza della skin. Poi una cosa che mi dà proprio fastidio è il fatto che il piccone fosse monocolore, e invece la skin Omega potevi cambiare il colore. Cioè io avrei voluto abbinare il colore della skin Omega con il piccone, ma non si poteva fare. Visto che ho messo l'Omega, non poteva mancare il Cavaliere Nero, che è una skin da paura. Io purtroppo non ce l'ho, anche se gioco da quella season lì. Purtroppo avevo comprato anche il pass battaglia, solo che non ce l'avevo fatta come livelli, quindi purtroppo non sono riuscito a ricevere la grazie al pass, perché mi mancavano ancora una decina di livelli.
Avrei potuto shopparla? Sì, non l'ho fatto perché sono un gran ritardato. Comunque guardate quante fica. So che tanta gente non la usa in partita perché la reputa troppo ingombrante. Non so perché, io purtroppo non l'ho mai potuto utilizzare. Però vedendola così solo dall'esterno trovo sia bellissimo. Guardate quanto è bella il Cavaliere Nero. È veramente, veramente bellissimo come skin. Mi sarebbe veramente piaciuto averla. Peccato, raga. Peccato perché è proprio bella. Guardatela. Questa qua secondo me è esteticamente una veramente una delle più belle skin. Io penso si meriti anche un bel 9 come valutazione della skin. Poi giocabilità non so, anche perché se dovessimo guardare la giocabilità, l'orsacchiotto rosa non meriterebbe quella valutazione lì perché è ingiocabile. Cioè la testa è enorme il cavaliere rosa, quindi è molto difficile da utilizzare in game. Però noi guardiamo solo l'aspetto estetico senza la giocabilità, perché sennò sarebbero miliardi di variabili da conteggiare. E non poteva veramente mancare la versione femminile dell'Omega. Questa, se devo essere sincero, all'inizio non la reputavo bellissima come skin. Non mi era piaciuta particolarmente al momento dell'uscita, però col tempo ho imparato ad apprezzarla di più. Infatti, adesso, ora come ora, mi piace particolarmente. Guardatela in game, è snella ed è la cosa che la rende veramente, veramente figa. È come se fosse un Omega. Però è snella. Ed è la cosa più bella che c'è. Perché togli il fatto che l'Omega sia ingombrante, lo metti e aggiungi il fatto che questa skin qua sia effettivamente figa. Perché guardatela, è bella, è proprio bella. Sembra una skin che arriva dal 3000. Purtroppo io non penso che shopperei mai 3000 V-Bucks per questa skin qua. Però penso che forse un 1200 ne shopperei. Perché è bella come skin, soprattutto con le ali, trovo che sia veramente una coppiata paurosa. Ora iniziamo, perché mi ricordo più o meno quale ho scelto, con delle skin che non mi piacciono particolarmente, però sono meglio delle altre che rimanevano, quindi non saranno skin assurde, ve lo dico già. Poi vabbè, sicuro a tanti di voi piaceranno, perché è così, il mondo è bello perché è Mario, e quindi mi piaceranno sicuramente la Power Chord. So che a tantissima gente piace, a me non fa impazzire, però la reputo comunque una skin bella, anche perché è rara da vedere. Soprattutto era rarissima nel momento prima che uscisse la seconda volta. E oggettivamente sì, è abbastanza carina. Però non è una skin che shopperei assolutamente, soprattutto per 2000. Perché non la reputo così particolare, cioè alla fine è la stessa skin della cinese, solo che è vestita diversamente, quindi non è che... L'altra, la cinese costa 1200, mi pare, o 1500, non so perché questa qua debba costare 2000. Però effettivamente carina, sì. Io penso che le darei un 7, non di più. Anche se una cosa che mi piace veramente tanto è la chitarra dietro. La chitarra dietro ci sta veramente, veramente un bordello, è veramente bella. Ma voi direte, ma può mancare la versione donna del Cavaliere Nero. Infatti abbiamo il Cavaliere Rosso, che è bella, 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 bella. È veramente bella. Però c'è un però. È una skin che non so perché, pur reputandola veramente una delle skin più belle esteticamente, non la shopperei mai. Non so perché. Non lo so, raga. Vi dovessi dire il perché, non lo so. Poi secondo me un valore aggiuntivo di questa skin qua è il fatto anche che abbia un pack bellissimo. Infatti ho visto, si vede anche che tantissima gente ce l'ha. Poi come vedete adesso le ali le stanno veramente bene. Comunque non so perché. Ho l'impressione, e lo so perché non l'ho mai comprata, che non la comprerei mai. Non so perché. Fatemi sapere voi cosa pensate di questa skin qua. Io penso che esteticamente sia veramente bella. Forse anche più bella del Cavaliere Nero. Io un 9 mi sento di darlo volentieri. E non penso di rubare niente a nessun'altra skin. È bella, oggettivamente bella. Poi a me piacciono particolarmente le cose dei cavalieri, quindi sono particolarmente emozionato nel vedere questa skin qua. Però non so, c'è qualcosa che non me la fa comprare. Forse il fatto che ce l'abbia tanta gente, non lo so. Boh, forse il costo, 2000 forse è troppo, però boh, non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ora, raga, mancano le ultime. Tra questa skin qua è uscita da qualche giorno, non so quando caricherò il video. Comunque è uscita pochissimi giorni fa, forse uno o due. E la reputo già veramente bella. Questa skin qua non so perché ha quel qualcosa che mi piace. Poi vabbè, io ho tipo un fetish per le skin femminili. E questa qua, però guardatela. Vabbè, qua c'è un bug del backpack e con i palloncini. Però guardatela, è bella, è proprio bella questa skin qua. Guardate quanto è bella. È proprio proprio bella. Pazzesco, raga.
Forse è un po' fuori luogo per il tipo di fight, visto che è una principessa. E vedere fightare una principessa un po'. Sì, mi dà un po' fastidio. Però come skin, solo aspetto esteriore, aspetto estetico, è veramente bello. Io mi sento di darle un bel 8,5. Sì, un bel 8,5 glielo do proprio volentieri. Mancano le ultime due e non potevo non mettere la versione panda della mia skin preferita di Fortnite. Anche se non la reputo assolutamente all'altezza della mia versione rosa, non so perché io stra preferisco la versione rosa. Ve l'ho detto, ho un fetish per le cose rosa. Non so, sarò omosessuale, non lo so. Però guardate, questo backpack qua per il panda, calza a pennello, ma a pennello. Però c'è quel qualcosa che non me la fa piacere come la versione rosa. Poi in realtà sono la stessa skin, solo colorato in modi differenti. Sono anche un amante di panda, quindi mi piace questa skin qua. Però la skin rosa la reputo leggermente più bella, non so, ditemi quello che volete. Comunque un bel 8 io lo do anche questa. All'altra avevo dato 9 perché mi piace di più. Quindi non so. Comunque ci sarà gente che preferirà questa, gente che penserà che la mia skin dello socchietto sia brutta. Però, raga, sono fatto così. All'ultimo posto non potevo non mettere. In realtà potevo, ma a me piace. Quindi so che a tantissima gente non piace. Però questa skin qua la reputo bella. Bella. Niente di particolare, ma bella. È una skin che ricorda la guerra, quindi ci sta, non è fuori luogo. Poi mi piacciono anche i capelli di questo tizio qua. Non so perché, non so perché, raga, ma questa skin qua mi ricorda, sapete chi? Brad Pitt. Questo qua ce l'ha la mira assistita, eh? Non so perché questa skin qua mi ricorda Brad Pitt. Brad Pitt nel film quello sulla guerra, che però non mi ricordo come si chiama. Non lo so, raga, però questa skin qua mi sento di darle un bel 7. Niente di più, niente di meno, ma un bel 7. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video.